you, but it seemed to be fast on the 4G. You to play those games, although it was not the same. But the teacher called her good. She had to study. Ha ha. Dopo di lei, capitano. Dopo di lei, dopo di lei, Baldani. No, dopo di lei, capitano. Dopo di lei, no, nostro colonnello, la prego, dopo di lei. Halt! Dopo di me. No, io. Ah, Africa equatoriale, ecco colui che viene a conquistarti. Carica! Ah! Ragazzi miei, oggi mi sento l'uomo più bello della Terra. La Terra è messa male oggi. Certo, con te sopra. Le ragazze sono al bar, non te accaderei ai tuoi piedi. Mister Admiral. Ehi, Carletto, non vorrei mica restare in caserma, eh? Considerando il fatto che sto divorando la mia rivista preferita, posso affermare con sicurezza che hai fatto centro, amico. Ah, leggi Single, la rivista dello scapolo. E quelle donne che ti sognano al bar, le abbandoni così? Ha parlato gelatina, la lumaca sopraffina. Sei invidioso del mio look, eh? Dai, tieni, se vuoi farti bello anche tu. Oh, scusa. Io piaccio così. Complimenti, colonnello. Veni, vidi, vici. E mandi da me staccioli. Bene, signore. Oh, ragazzi, finalmente anch'io avrò una donna. Ehi, Carletto, guarda che per rimorchiare non basta un po' di gel in testa. Ma quale gel è gel? Ragazzi, l'oroscopo di oggi dice che per me è una giornata importantissima. Faccio bene a non venire con voi. Leggi. Allora, per i nati sotto il segno dei pesci, e io sono nato sotto il segno dei pesci. Come venditi. Oggi è un giorno davvero speciale. È il giorno in cui incontrerete la donna dei vostri sogni. Finalmente anch'io avrò la donna dei miei sogni. Sì. Ah, Carletto, non crederei a questa roba. Gli oroscopi sono buffonate. Do la massima fiducia all'oroscopo di una rivista seria come Single. Ah, sì? E se la incontrassi, come la porteresti in giro, la donna dei tuoi sogni, eh? Beh, con la mia bicicletta. Il cadetto staccioli dal colonnello. E che vorrà da me il colonnello? Forse vorrà farti incontrare la donna dei tuoi sogni. È chiaro, è un segno del destino. Tieni, Roccio, dagli un'occhiata e leggi pure il tuo oroscopo. Te lo leggo io, Roccio. Andiamo, staccioli. Vengo, vengo. Perciò, se sei del segno dell'ariete, non accontentarti del primo che passa, ma aspetta fiduciosa il tuo principe azzurro e la sua fantastica quattro ruote. Avete sentito, ragazze? Ah, e dai, Bea! Ma tu credi ancora a quello che dicono gli oroscopi? Sei peggio di Cenerentola e sette nani. Guarda che è Biancaneve e sette nani. Tu a 6 anni già leggevi Porno Girl? Via, Bea, Samantha ha ragione. E sai, gli oroscopi sono tutte stupidaggini. Stupidaggini? Io ho paura che voi siate un pochino invidiose. Invidiosa dei tuoi uomini io. Guarda un po' qui, ce n'è per tutti i gusti, mia cara. Ma il mio non è un uomo come gli altri. Guarda, arriverà con una fantastica quattro ruote. Chissà, forse potrebbe essere una Rolls decapottabile. Come quella di Ranieri, quando si fidanzò con Grace. Gelati, gelati, forza, mangiate i gelati, che con questi gelati il colonnello ha vinto un viaggio in Africa. Ma non mi va, mi escono dalle orecchie. E questi li buttiamo, è un ordine del colonnello. Ne posso prendere due? Certo, anche grazie. Tre. Cadetto staccioli, mangiati un gelato. No, non posso, devo andare al colonnello. Dal colonnello? Lavativo. Allora, tutte pronte? Beh, noi sì. Beatrice, allora tu che fai? Vieni al bar con noi oppure no? Andate pure avanti. Ho ancora da fare qualche ritocco alla bronzatura. Vi raggiungo col mio principe azzurro e il suo cocchio. Divino! Cadetto staccioli al rapporto, signore. Ah, sì, staccioli, entri. Chiude la porta. Attento che non scappino le tigri. Attento a non pestare le code ai coccodrilli. S'accomodi. Grazie, signore. Udi il disordine, eh? No, non si preoccupi, sono abituato. Sente, questo è il tucano ugandese. Basta che non mi mozzichi il coccodrillo.
Si metta comodo. Grazie, signore. Ha sentito? Questo è il verso dell'Upupa urlatrice, animale rarissimo. Upupa urlatrice? Ma questo è carretto infiocinato. Sto imparando il linguaggio della giungla. Non sono perfetto? È stupendo, signore. Non sembro Indiana Jones, eh? Proprio il suo fratello gemello. Grazie, Staccioli. Prego, signor Indiana... Colonnello. Riposo, riposo. Caro Staccioli, come avrai capito, sono in partenza per una vacanza in Africa equatoriale, tutta pagata dalla ditta Ghiaccioli e Sorbetti Gelati Perfetti. Il primo premio, signore! Sì, ma ora sediamoci, ti devo parlare. Questa la conosco, è Lupo Burlatrice! No, questo è Colonnello Infiocinato. Lo sospettavo, signore. A che punto eravamo rimasti? Ai Gelati Sorbetti Perfetti, signore. Ascoltami bene e soprattutto seguimi attentamente. Oggi purtroppo io devo partire e alle 2 arriva la mia Giulia. Giulia, la mia dorata che aspetto da tanto tempo. Voglio trovare la fotografia per fartela vedere. Ma Staccioli. Ma signore, me l'ha detto lei. Seguimi attentamente ed io sono la sua ombra. Sì, ma in senso metaforico, eh? Sempre distratto, Carletto? Ma come ti è venuto in mente di portarmi a pattinare? Non potevo mica restare in caserma ad aspettare la donna dei miei sogni come Carletto. La donna dei miei sogni, già ce l'ho. Sì, è la donna dei tuoi sogni, la porti su parti nell'hotel. Hanno quattro ruote. Secondo Beatrice, un principe azzurro serio arriva con quattro ruote. Certo, non è una rosa. Però, se hai paura, ce li togliamo. Paura io? Ma stavi scherzando. Sicura? Certo. Allora, viaggio! Marco! Marco, ma come si fanno a fermare? Basta appoggiare il sedere per terra. Beh, certo, è passato qualche anno da quando le ho fatto questa foto. Ma dove l'avrò messa? No, lì ho già guardato. Insomma, da qualche parte si sarà pure cacciata. Ah, eccola, guarda. Guarda, Staccioli. Complimenti, signore, lei è una bellissima figlia. E come hai fatto a capire che Giulia è come una figlia per me? L'ho intuito. Bravo, da oggi sarà la tua fidanzata. Grazie, signore! Bravo, Staccioli. La mia Giulia arriva oggi alle 2. Tu dovrai andare a prenderla. Io ho scelto te perché ho fiducia in te. Tu sei il più bravo, ma sarò categorico. Tu puoi portare Giulia in giro tutte le sere. Ma che nessuno dei tuoi amici osi toccarla neanche con un dito, è chiaro? Dovranno passare sul mio corpo, signore. Sarà un po' difficile, vero? Certo. Posso prendere la foto? Sì, ma Giulia è così inconfondibile. Oh, vai, se lo fai tardi. Mi precipito, signore. Il treno sta arrivando, su. La mia Giulia. Ero sicuro che l'oroscopo aveva ragione. E brava Giulia, e brava Giulia. E brava Giulia, e brava Giulia. E brava Giulia, e brava Giulia. Mazza roba. Nessuno. Beh, cerchiamo di dare una mano all'oroscopo. Idea! Guardiamo nel mio archivio personale. Allora, vediamo. Re, imperatori, zar. Il re del Turkestan. Meglio di no. L'oroscopo parla di principi. Atteniamoci all'oroscopo. Ecco qua. Fotografie. Curriculum. Quel che han detto, quel che han fatto. Scelgo a caso, tanto sono tutti uguali. E brava Giulia, e brava Giulia. Ma chissà che ce l'ha da guardare il fioraio. Come se fosse la prima volta che un cavaliere porta i fiori alla sua dama. Ma dove vai? Ah bello, dopo il funerale di pazza che te tiro su al morale. Ma che simpatica sta ragazza, al massimo della finezza, oh! Funerale? Oh, ma quale funerale? Guarda che io vado a prendere Giulia! E brava Giulia! E brava Giulia!
Allora, 2, 5, 4, 3, 7, 2, 1. Pronto? Sono Beatrice. Potrei parlare con Urbano, per favore? Ah, non c'è. Ah, è in Giamaica per la corsa dei granchi. Ho capito, grazie. Arrivederci. Figurati, quando ti servono non li trovi mai. Proviamone un altro. Dunque. Giulia, sono il tuo principe azzurro. Oi, che vuoi? Sono Carletto. A te tu sei Carletto, sì, io sono Francone, il re dello sgarazzone. No. Ah, anche i fiori ti ha portato. Ma allora lo conosci? Con questo facci colazione, bello, va. Cambia aria, che gli è meglio. Ma te tu questo lo conosci, se no i fiori mica te li portava. Ho capito. Giulia non è la figlia del colonnello. È una macchina. Ho comprato i fiori a una macchina. Era più giusto un faretto. Ehi ragazzi, guardate che bello stereo, ce lo vogliamo fare? Ehi, ma è di marca! Ma ce l'ha l'autoreverse! E i tasti di preselezione? Ah, proprio tutto, è un modello nuovissimo! Allora, chissà quanto costa, forse non ce lo possiamo permettere, capo. Razza di idioti! Mica ho detto che lo dobbiamo comprare. Lo dobbiamo rubare, no? Ah! È vero, scordiamo che siamo dei ladri! No? Non c'è serratura che mi resista, capo. Maledizione, questa mi resiste, capo. Ah. Ehi, capo, strappo lo sportello. Voi siete campioni di imbecillità. Ma non vi siete accorti che è aperta. Stupidi che non siete altro. E te, certo che il capo è una volpe, eh? Per forza. È il capo! È vero! È il capo! Ehi, capo, ci fai entrare per piacere? Capo! Pronto? Potrei parlare con Lawrence Debby Junior, per favore? Ah, non c'è. Dove è andato? A caccia di rane. Ah, ho capito. A Lawrence Debby Senior piacciono molto le rane. Allora, grazie, grazie lo stesso. E i principi sono finiti. Certe volte trovare il principe azzurro giusto è un vero problema. Mi diceva, mi raccomando, avrà poco più di 20 anni. Considera la tua ragazza. Ma che gli costava a dirmi che era un automobile? Mannaggia. Almeno non mi mettevo sto vestito. Pensa che figura che faccio. Ma pensa questo. Ma anche è morto e hai già ritirato l'eredità! Che elegante questa, fine proprio! Mazza! Questo è un pezzo d'antiquariato! Se gli faccio un graffio il colonnello mi ammazza! Vediamo se funziona sta radio! A me ti funziona, bravo colonnello! Ehi capo, questo stereo è una bomba! Senti che alti, capo! E perché i passi invece? Ragazzi, non capite nulla, inedito nel massimo! E adesso come lo trovo il mio principe azzurro? Ma certo, ecco l'idea! Allora... Sì, pronto? Chi parla? Ah, certo non sei Carla! Cosa? Chi un favore di Beatrice? No problem, simpatica Beatrice!
Udite, udite, sono infrati e scapoli incalliti. Questo messaggio è solo per voi. Sapete che c'è la Beatrice? Che si sente sola e aspetta il suo principe azzurro. Quindi vi raccomando, muovetevi, chiamatela. Il nostro numero telefonico è in sovraimpressione, ma voi non lo potete vedere perché questa è una radio. Comunque, amici, telefonate, telefonate e prenotatevi per Beatrice che aspetta il suo principe azzurro. Coraggio, mi raccomando, lo vuole ben dotato di quattro ruote. È Beatrice la donna dei miei sogni, ecco. Aveva ragione l'oroscopo. È la nostra occasione. La povera Beatrice è alla disperata ricerca del suo principe azzurro. Capo, a noi che ce ne importa? Le dirò che sono io il suo principe azzurro. E poi la rapiamo, no? Oh, geniale! Avevi ragione tu, Marco, è bellissimo. E poi non è neanche tanto difficile, in due minuti si impara la tecnica. Oh, no! Stavi dicendo? Brava, hai già imparato la tecnica, eh? Mi deludi. Ti vedo piuttosto insicuro. Mi sa che avresti bisogno anche tu di qualche lezione, non credi? No, io sono campione mondiale. Si vede. Su, aiutami a rialzare. Scordatelo. Ci vediamo al bar, ciao. Tanto ti raggiungo. Ho rischiato la vita, ma sono arrivato prima. Toh, crisantemi. Puzzano, altro che principe azzurro. Ma questo è un becchino. Ma onde evitare figuracce, vediamo un po' chi è. Alla mia Beatrice con ammirazione, Carletto. Carletto? Meglio una figuraccia che Carletto in bicicletta. Oh, oh, Charles! Hey Bea, sono tutto tuo. Tutto, eh? Non dovevi. Mi cambio, vengo, eh? Che puzza. Sai, Carletto, è proprio simpatica questa macchina. Di chi è? Me l'ha regalato il babbo. Lui le colleziona, sai. E con la bicicletta che cosa ci fai? Che ci faccio? Ma io di solito la uso come due ruote di scorta. Divino. È bravo, ma porti a spasso pure la vedova. Diceva a te? No, ma chi ha mai frequentato quel tipo di ragazzi? Vai proprio, sono limpido come un angelo io. Allora, restate nascosti, se no Beatrice si spaventa. Bella idea, quella del rapimento, capo. Un miliardo di riscatto. Se le facciamo pagare anche le rose. Sì. Ehi, capo, tutto a posto? Sistemati la cravatta, capo! Impeccabile! Buongiorno. Torno. Che vuoi? Sono venuto per Beatrice. Sono il suo principe azzurro. Sì, e io sono Raffaella Carrà. Hai toppato, capo! Dovevi dirle che sei Iapino! Aia! Mi ha infiorato, capo! Ehi, capo! Capo! Carletto? Sì? Ma il bar non è di là. Ma quale bar? Ma come? Il bar di Marcello, no? Gli altri ci staranno sicuramente già aspettando. E noi lasciamoli aspettare, no? Non ti pare, cara? Va bene. Ehi, ma lo senti anche tu questo... profumo? Ci ho profumato anche la volpe, senti? Attentano, ma lo senti che è questa macchina? Ma non era del tuo babbo che ne aveva tante? Appunto. Però mio padre odia i profumi e le volpi. Veramente è un po' strano sto profumo, eh. Puzza di... di cacca! Ma che ha schiacciato la cacca? Quante storie per un po' di materiale fecale. Me lo stai a spalmare sul tappetino. E poi non sai che porta fortuna? A te forse, a me porta una iella. Povera Beatrice, sarà ancora lì ad aspettare. Sentite invece cosa sta per succedere a Carletto. Sembra che il suo oroscopo sia categorico. Oggi incontrerà senz'altro il grande amore. Sì, e tornerà completamente solo e incavolato nero col mondo.
Garantito, ci puoi scommettere. No, mi dispiace, ma su Carletto non scommetto. Vabbè, ciao ragazzi, devo andare. E dove vai, Paul? Vado a prendere un po' di sole. Sono di servizio al cancello oggi. Ciao. Ciao. Ah, buon divertimento allora. Ragazze, propongo un brindisi al principe azzurro. Ah, ok. Al principe azzurro. Secondo te stanno brindando a noi, giusto? Ma che carino, a cosa serve questo? Sì, vabbè. Ma... Ah! Ehi, Carletto, mi porti al bar, vero? Oddio, adesso come faccio a guardarmi? Non ho neanche uno specchietto, accidenti. Guarda, al bar non ci andiamo, ma poi per truccarti... Ecco, puoi usare lo specchietto retrovisore. Ah, divino! No! Ma che l'hai buttato? Mannaggia, io sono supersticioso, sai? Beatrice! Ehi, Carletto! I mangosi! Questi fiori sono da parte del tuo principe presto, azzurro! Ti voglio accanto a me! Via, tu cazzo! Leggi il porto per! Beatrice, fermati! Fermati, Carletto, ti butto fuori strada! Ma che quello è armato! Fermati! Vedi, armato, è armato! Dammi, Beatrice, ho ti ucciso, Carletto! Divino, Carletto, mi battete per me! Ciao, Paul! Ciao! Bella Miami, eh? Eh già! Vedo il mare, il sole, spiagge bianche, Carletto e Bea. Carletto e Bea! Fermati o sparo! Bea, sono io il tuo principe azzurro! Su una Giulia decapottabile inseguiti dai mangosi. Non ci credo. Sarà un'allucinazione. Scommetto 100.000 che vincono i mangosi. Sostituiscimi e te le do subito. D'accordo, a fare. Ok. Non riesco a seminarmi! Non ti preoccupare, Carletto, adesso ci penso io. Divina! Fermatevi! Beatrice, sei mia, sono io il tuo principe! Vediamo che motore legga! Beccatevi questa! Che fatto? Rallentano! Ci fermano! Ecco fatto, puoi rallentare ora. Ma come hai fatto a sistemare i mangosi? Semplice, gli ho tirato le due ruote di scorta. Divino, divino, no? Divino! La mia bicicletta! Sai, Charles, credo proprio che abbiamo fatto molto bene non andare al bar. Mi sto divertendo un mondo. Dove andiamo ora? Al bar! Carletto con donna vince il banco, cioè io. Carletto senza donna, 10-1. Mi voglio esporre. Coraggio, fate la vostra puntata. Lo paghi 10-1. Ehi, hey, Paul, ma mentre eri di guardia, hai preso un colpo di sole? Diego, il gioco è un rischio. Se non c'è rischio, che gusto c'è? Vi dirò di più, mi gioco anche l'accoppiata. In che modo? Beatrice con principe carrozzato la do 2-1. Senza principe carrozzato 10-1. Tu, Paul, devi essere impazzito. Ma che impazzito, so quel che faccio. Forza, forza, fate il vostro gioco. Seguitemi. Dai, forza. Bene, allora, Diego 50.000. Questa è la volta buona che a Paul lo sbancano. E invece no. Ma che fai? Che fai? Beh, avvisiamo che siamo arrivati. Mica si consuma il classico. Forza allora, chi manca? Arianna? Quanto? 50. 50 chili. Io 40. Un attimo, che ne segno tutto. Ragazzi, ragazzi, è successa una cosa incredibile. Tu sei un mago. Venite a vedere, avanti, venite. Ah, però non è possibile. Incredibile. Forza ragazzi, pagare. E va bene. Sì. Grazie. Sporto, bene. Grazie. La tua solita fortuna. Chi manca? Ehi hey, ragazzi, Carletto si è fatto la macchina. Andiamo a fare un giro. Ah. Visto ragazzi, cosa vi avevo detto? Questa macchina è semplicemente viva. Senti, ma di che cosa ti lamenti, Carletto? Non lo sai che sono obbligatorie le cinture di sicurezza? E a un certo punto, sul più bello, mentre andavamo tranquilli e beati, chi ti arrivano? I mangosi! No! Sì? Accetta i fiori del nostro capo! Sono loro! I mangosi! I mangosi! Scappa, forza! Era presto, dai! Scappiamo! Scappa, scappa! Lui è armato! La macchina così sovraccarica? Beatrice, dai via! Rallenta, siamo troppo sovraccarichi. Non fare le corse con loro. Qui rischiamo di capottarci da un momento all'altro. Ragione, rallenta. Arianna,
chiamano il nuovo Fangio, non lo sapevo. Tranquilli. Sembra un rischio troppo grosso. Tranquilli, abbiamo Fangio. Fermatevi, maledetti! Fermatevi, ho disfatto fuori strada! Fortuna è che c'era il pieno, E meno male che ti chiamavano Fangio. L'avevo detto io che saremmo usciti di strada. Matematico, andiamo. Ah, così i fuggitivi sono finiti in un campo di grano. Che ne sai tu di un campo di grano? Poesia di un amore profano. La paura di essere preso per mano. Che ne sai? Che ne sai? Ah, che ne sai te? E anche te. Porca vacca. E infatti è proprio merda di vacca. Ah, gli odori genuini della campagna. Ma dov'è Carletto? Qui! Ah! Guarda dove è finito, povero Carletto. E bravo Carletto. Che aria tira lassù, come ti senti? Su, coraggio, scendi, Dumbo. La macchina del colonnello! La macchina del colonnello! Sì, la macchina del colonnello! Che guaio! Vieni, vieni, bella, sì, così, brava! Idea geniale, capo! Rapire una mucca! Il padrone ci pagherà almeno 50 mozzarelle di riscaldo! La macchina del colonnello! Che disastro! Ho il preventivo del carrozziere. Per smontaggio, ribattitura, stuccatura e verniciatura. 10 milioni. 10 milioni! La macchina del colonnello! Beh, che c'è, ragazzi? È inutile che vi sforzate. Se non vi scappa, non vi scappa. La farete domani. Spiritoso! La macchina del colonnello! Ehi ragazzi, domenica la nostra accademia ospiterà una gara di paracadutismo femminile. Sarà un grande spettacolo, La ragazza che vince becca 10 milioni. Certo, è uno sport pericoloso, però. Ehi ragazzi, guardate un po' laggiù. Baldani ha risolto i nostri problemi. Grazie Baldani. Grazie Baldani. Sei un angelo, Baldani. Grazie, sei un buon amico. Grazie Baldani. Vuoi vedere che gli ho fatto un favore? Ora invitiamo la firma del capitano Salis. Ecco, sì, così va bene. Finito. Ma insomma, Non ce la vuoi nemmeno leggere? No? Dai, ve la leggo. Allora, cara dottoressa Müller, come inizio va bene, no? Certo. Io sono convinto che le sue ragazze siano coraggiose e audaci. Sono quindi lieto di invitare alcune di loro a prendere parte alla gara di paracadutismo femminile che avrà luogo la prossima domenica sui campi dell'Admiral Academy, che si è gentilmente prestata ad ospitarla. Ecco la lista delle collegiali che il sorteggio ha ammesso alla partecipazione. Arianna Silvestri, Beatrice Barbieri, Cinzia Bernardini, Valli Chiaro e Samantha Albani. Sono certo che non avranno problemi a partecipare alla manifestazione. In caso di loro assenza, dovrò pensare che lei ha avuto paura di mandarcele. Con i miei più cordiali saluti, Capitano Salice. Paura? Io gliela farò vedere, Capitano Salice! Attenzione! Una comunicazione particolare. Imperiosa, categorica, dittatoriale da parte di dottoressa Müller. Arianna, Beatrice, Valli, Cinzia e Samantha si presentino in sala professori entro 10 secondi netti. Schiattare! Ehi, hai sentito? La Müller ci vuole in sala professore. Io non ci vado, dico che stavo ascoltando la musica in cuffia e non ho sentito. Sigherò personalmente quella che ti azzarda ad arrivare per ultima. Ma andiamo, Arianna, tanto mi si sono scaricato le pile.
Allora, dici che verranno? Verranno ad implorarci. Speriamo. Sì, ma se poi non vincono il carrozziere, chi lo paga? Vinceranno. Quello già ci sta lavorando. Marco! Oddio, eccolo! Proprio voi stavamo cercando. Perché? Che è successo? Una cosa spaventosa! Rischiamo una morte orribile, Marco! Ragazzi, mettetevi sedute e raccontateci tutto con calma, Oh, povero lui! Moriremo tutti! Che discorsi sono? Perché dovete morire? Dobbiamo costringerle a partecipare, dottoressa. Lei pensa di riuscirci? Io ho qui esemplari castighi. Possiamo scegliere questo tipo molto persuasivo. Interessante. Oppure quest'altro che è più efficace. Esagerato. E come ultima soluzione c'è questo terribile. Le maltratti, le punisca, le ridicolizzi, purché vincano. Quella pazza della Müller c'è iscritta alla gara di paracadutismo femminile di domenica. Così, senza neanche chiederci il nostro parere. E per dimostrare che siamo audaci e coraggiose, dobbiamo non solo partecipare, ma vincere. E a chi rifiuterà di fare il lancio scorticherà la schiena a frustate. Mostro! Questa è la situazione. Che guaio. E noi che c'entriamo? Bravo, Roccia. Centrate. Ma è vero, noi che c'entriamo, scusa. Ma come che c'entrate? Ci dovete allenare, no? Ci dispiace, ragazze, vorremmo farlo, ma non possiamo. Bravo, Roccia. Senti, non possono. E dai, Marco, su. Non vorrai vederci orribilmente sfracellate al suolo? Vogliamo provarci, Roccia? Io penso che si può fare. Prova! Però ad una condizione. Qualsiasi condizione ci va bene. Allora, se vincete, il premio lo incassiamo noi. Prendere o lasciare. Prendiamo. Ciao. Ciao. Tutto come previsto. Ehi, ragazzi. Beh, com'è andata? No. Faranno la gara? Ah, grazie, ragazzi. Ehi, Carletto, portaci da bere. Tieni, bevi questo. Oh, grazie. Speriamo che non sia troppo... Attenti! Se volete vincere... Dovrete sgobbare! Dovrete fare muscoli! Fiato! Dovrete correre! Cos'è quell'affare che hai in tasca? Il mio portafortuna! Il mio portafortuna come? Il mio portafortuna, signore! Ah, davvero? Beh, puoi farne a meno! Nel paracadutismo non servono i portafortuna! Oh, un piccolo yogi! Vieni con me, cucciolo! E tu, senti Marco! Buon die! Quanto rompe? Sono stato abbastanza chiaro, soldato? Sì, signore. Per ammorbidire gli atterraggi ci vogliono muscoli. Chiaro, soldato Silvestri? Chiaro, signore. Chiaro, signore. Come hai detto, soldato Silvestri? Chiaro, signore! Ti ha massacrato il timpano. È una brutta cliente quella. Oggi le lezioni terminano con 2 ore di anticipo, così vuole la preside, contro mio parere. Perciò siete libere. Ogni tanto una bella notizia. Sì. Il mio oroscopo lo diceva, giorno fortunato. Libere. E il corso di paracadutismo? No, c'è sempre tempo. Sì, Alt! Ma... Dove credete di andare, voi cinque? Ho deciso di sottoporvi allenamento fisico intensivo per preparare voi a gara di paracadutismo. Provatevi in palestra prima di subito. Insopportabile. Le altre possono andare. Forza! Su! Dovete scattare! Muoverci! Dovete sputare l'anima! Non cercate di impietosirvi! Forza, scattare per Androne! Più sette! Anche questa me la paga. Saltare, fare i muscoli per fare paracadutismo. Saltare, forza. Put the bit, could not be sure, but it seemed to be fast. I'm a 4G, you two play no games. Although it was not the same, but the teacher called her to, she had to stand. Ehi, va lì, smettila di mangiare dolci o quando ti butterai andrai giù con un sasso. Meglio, così arrivo giù prima e chi si è visto si è visto. Tu piuttosto cosa ci fai conciata così?
Sto provando il mio corredo intimo da paracadutismo. Vuoi dire che metti quella roba sotto la tuta da lancio? Certo, se proprio devo morire, quando mi seppelliscono voglio far rigirare i morti dentro le tombe. Beh, i morti un po' più arzilli, eh. Ecco fatto. Prima che cominci la gara devo ricordarmi di spedirla. Hai scritto a tua madre? No, al notaio, ho fatto testamento e ho lasciato tutti i miei averi a Stefanie. A Stefanie? Mm-hmm. E perché non hai poveri? Ma i poveri sono abituati ad essere poveri, Stefanie no. Ah, beh. Muoversi! Scattare, sgobbare! Dovete farli scoppiare quei muscoli! Non battete la fiacca, avanti! Muovetevi! Svelte per androne! Respirare, respirare! Oggi lo farete per 2 ore! Mi rimetto io in forma, questa mancanza di esercizio! Muoversi! Avanti, superate l'ostacolo! Svelte! Non battete la fiacca! Muovetevi! più veloci, non perdete il ritmo! Correre! Forza! Arrampicarsi! Metteteci forza con quelle gambe e quelle braccia! Muovetevi, maledizione! Il vostro problema è la mancanza di esercizio! State troppo tempo sedute! Although it was not the same, but the teacher called her to, she had to step up. Ah, eccoli finalmente. 20, 30, 50. Cinzia, ma che fai? Dai numeri? No, leggo i dati. 20 morti, 30 feriti, 50 traumatizzati. Sono i dati infortunistici del paracadutismo dilettantistico femminile. Di tutto quest'anno, vero? No, degli ultimi giorni. E dopo aver ringraziato la Admiral Academy per averci gentilmente ospitato sul suo campo, mi accingo con orgoglio ad aprire ufficialmente questa bella manifestazione. Un applauso alle nostre paracadutiste. Hanno tutte una grandissima esperienza, accumulate in numerose gare nazionali e internazionali. A qualche minuto entreranno in campo e le potrete Buongiorno, applaudire. Buongiorno, professor Müller. Anche lei qui? Buongiorno, capitano Salice. Perché? È sorpreso di vedermi? No, ma pensavo che restasse al college con le sue ragazze. Mio caro capitano Salice, sono donne, non ragazze. Donne con una grande dia, capito? Certo, certo. Sono donne. Donne. Grande dia. In attesa che inizino i lanci, Alberto, il DJ dell'Admiral Academy, ci allieterà con un po' della sua musica. Maledizione. Ancora non si vedono. Eh no. E la gara sta per cominciare ormai. 10 a 1 che non vengono. Ok. 100.000. Ecco i nomi delle prime concorrenti. Dunque, col numero 1 Raffaella Graziani. Col numero 2 Angela Spagnolo. Col numero 3 Alessandra Malvestito. Le concorrenti si apprestano ora a salire sull'aereo che le porterà a 2000 metri, quota da cui effettueranno il lancio. L'aereo si sta muovendo. Siamo molto grati all'Admiral Academy di averci ospitati sul suo campo, altrimenti questa bella manifestazione avrebbe dovuto essere rimandata di 2 o 3 mesi a causa dell'attuale inagibilità del nostro campo sociale. Guarda, Marco, eccole che arrivano. Ah, ho vinto la scommessa, pare. Mi dispiace, ragazzi. Mi hanno chiesto da bere e gliel'ho dato. Poi mi sono allontanato un attimo e si sono attaccate alla bottiglia. Ma porca miseria, Marcello, questi sono ubriachi fradici. Ma non lo sapevi che non reggono l'ago? Che ci posso fare? Ormai gliel'ho dato. Dai, cercate di calmarvi, ragazzi. Mi lancio. Attenzione, l'aereo ha raggiunto la quota di lancio. Sì, ecco. Le concorrenti si sono lanciate in questo momento. Vi ricordiamo che la gara di oggi sarà una gara molto semplice, cioè una gara di bersaglio. Vincerà la concorrente che riuscirà ad atterrare più vicina al bidone rosso che è al centro del campo e che è appunto il nostro bersaglio. Attenzione, le prime concorrenti stanno per toccare terra, ma non sembrano molto vicine al bersaglio. No, mi sbaglio, la prima concorrente si è avvicinata molto. No, è a 7-8 metri dal bersaglio. Vediamo ora la seconda concorrente, scende veloce e decisa, ma è completamente fuori bersaglio, peccato.
Ecco l'ultima concorrente in avvicinamento, vediamo cosa combina. Scende velocissima, ecco ora tocca. È nel perimetro della zona bersaglio, ma lontana da tutto. Peccato anche per lei. Si preparino le allieve del Victoria College: Silvestri e Arianna, Parisi Cinzia, Albani Samantha, Chiaro Vallì e Barbieri Beatrice. Ma dove sono? E ora? Beh, continuiamo col piano originale, no? Sta a sentire. Tieni le bloccate qui, tranne Arianna. L'aereo si sta muovendo. Si lancerà il secondo gruppo di concorrenti. Ecco le bravissime Marra, Abietti e Sampieri. Un applauso per le tre concorrenti. È un peccato. Ehi, Roccia, li vedi? Quando arriva? Non si vedono, ma stanno arrivando le ultime tre concorrenti. Maledizione. Su, forza, a bordo, a bordo. Avanti, ti do una mano. Ecco fa, via. Anche tu. Quindi, signore e signori, ehi, Roccia, l'ultimo lancio. Ma arrivano ora. Poveri noi. La macchina del colonnello. Ma ecco una concorrente di Tartataria. Deve essere una delle allieve del Victoria College. Sì, sì, è una di loro, la numero 18, Silvestri Arianna. È andato tutto bene, ragazzi. Non ha perduto il lancio. Abbiamo ancora qualche speranza, Paul? Sì, c'è speranza, Carletto. Però è meglio se ti raccomandi in alto loco. Vai, Arianna, che sei la più grande, vai! La signorina Silvestri è l'unica delle allieve. Ehi, ecco Arianna che arriva. Che sollievo. All'equipaggio dell'aereo, imbarcate anche la concorrente Arianna. Sì, Arianna. Guarda chi c'è, Carletto! Brava Arianna, dai, che dici? Io voglio volare! Arianna! Volare! Oh, Cori! Che meraviglia che sei! Andiamo! Subito, mia dolce Arianna! Oh, cerchiamo di fare una cosa veloce che produrre un appuntamento col parrucchiere! Dai, la colla! Ok! Ti ricordi una cosa, mio caro capitano dei miei stivali? Dottoressa Müller e sue donne non hanno mai paura. Stia attenta, Müller. Col capitano Salice questo tono, no! Col capitano Salice questo tono, sì. Dottoressa, mi permetto di farle notare che questo atteggiamento non è... come non detto. Ecco, finalmente l'aereo è decollato. Ci vorrà qualche minuto prima che si porti a quota utile per il lancio. Ah, il pilota si esibisce in un passaggio a volo rodente. Un applauso per il nostro pilota! Ma che cosa succede? State tranquilli, non vi preoccupate, signori. Deve essersi accidentalmente schiacciato uno dei candelotti fumogeni che l'aereo porta a bordo. Non vi preoccupate. Questo è il momento. Il fumo passerà presto e non è tossico. Pochi minuti di pazienza e sarà tutto finito. Grazie. Scusateci per l'inconveniente. La macchina del colonnello. Sta volando. Sbrigati, l'effetto fumo sta svanendo. Dai, su, forza. Adesso... vola qui dentro! Oh, là. Ecco fatto! Tutto chiaro, Arianna? Finché Marco non viene giù dal cielo, tu devi restare qui dentro, capito? Capito! Doveva essere un buon whisky, eh? Non era niente giù. Male! Ho detto giù! Ma perché? Giù! Capito! Forza, vai, Marcello! Brava! Andiamo! Ecco, il fumo si sta diradando, signori! Siamo in quota, potete iniziare il lancio! Vai, bocca al lupo! Le altre si preparino! Fuori uno! Fuori due! Tocca a me, ragazzi! Mi raccomando, Marco, ricordati che dipende tutto da te. C'entra il bidone! In bocca al lupo! Ecco, le concorrenti stanno per toccare terra. Vedremo chi si avvicina di più al bersaglio. Questa sembra abbastanza vicina. È abbastanza vicina, sì, sì. No, 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 il vento l'ha allontanata all'ultimo momento, peccato. Ecco la seconda concorrente che si appresta ad atterrare. No, è lontana, toccata terra da almeno una decina di metri. Ma c'è Arianna Silvestri sulla perpendicolare del bersaglio. Ma perché il giudice dice che quella sono io? È possibile. Io sono qua. Ma chi sarà?
È Marco. Eccezionale, ha fatto centro. Un applauso alla vincitrice Arianna Silvestri. La macchina del colonnello. Complimenti, sei stata la trionfatrice di questa gara. Normale, no? Beh, per merito tuo sono atterrato sul morto, grazie. Ma dove siamo? Al circo? Sì, siamo al circo. E io sono un clown innamorato. Giù, avanti, andiamoci, presto. Devi ritirare il pre. Su, vieni su, avanti. Quello è pre. Ecco che sta salendo sul podio la prima classificata. Eccola, Arianna Silvestri. Brava, un applauso per Arianna Silvestri. Ehi, ma come siete bassine, signore, ragazze. Signore e signori, è il grande momento. Alla prima classificata un assegno da 10 milioni. Brava, Arianna, brava. Prego, signore. Kleenex, ma che gentile con questo caldo. Ma che cosa fa? Mi conceda di metterle al collo la nostra medaglia d'oro. Complimenti, il suo lancio. Ho vinto! Ma, signor giudice, si sente male. Chiamate qualcuno! Ci vorrebbe una fotografia. Lo ha demolito quel poveretto. 10 milioni per la macchina del colonnello. Per me? Vuole negare? Non può negare di averla scritta lei. Nego. Camerata 33. Marco Poggi. Per la campionessa il meritato riposo. Marco Poggi! Sì, capitano. Immagino che questa sia opera sua. Sì. Ma che cosa si fanno qui queste donne con una grande D? Me la pagherà, Poggi. Pulire, pulire! Pulire, pulire! Lavare, lavare! Lavare, lavare! Lucidare, lucidare! Lucidare, lucidare! Spazzare, spazzare! Spazzare, spazzare! Raschiare, raschiare! Raschiare, raschiare! Zitto! Zitto! Ho detto zitto! Ho detto zitto! Zitto tu! Zitto io! Appena in tempo, cadetto Staccioli? Sta arrivando il colonnello! Sta arrivando il colonnello! Avevo detto zitto! Già, lo aveva detto! Eh sì, ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, eccomi qua! Buongiorno, sì! Ma che? Buongiorno, signor colonnello. Buongiorno, colonnello. Buongiorno. Sta andando bene il suo safari? Sì, magnificamente, meravigliosamente bene. La vedete? Puro tigrotto. Naturalmente ho aspettato che la mamma si allontanasse. Oh! Ma quanto è bella la mia Giulia. Oh, grazie, Carletto, bravo. Dovere, signor colonnello. Sembra nuovo. E soprattutto complimenti per la scelta dell'ottima giornata per una bella passeggiata con la sua Giulia. Sono più di 10 anni che non la guido, speriamo di ricordarmi. Allargatevi, attenti che parto, parto, parto con un razzo. Ma chi è? Chi è? Madonna, che botto! Oh, per sbaglio devo aver ingranato la marcia indietro. La mia povera Giulia. Ma quanto mi costerà tutto questo? Le faccio un preventivo, signore. Cofano posteriore, ribattitura, verniciatura. Beh, più o meno... 10 milioni! Milioni! Eh sì, 10 milioni. College.
Jack was using boots for volleyball. The principal called out her name, but she didn't stop the game. She had to stay in late and study overtime. But all the same, she played the game. She's got that do the time.